Bentornati a tutti quanti ragazzi. Il brand di cui andiamo a parlare oggi, e in particolare del profumo di cui andiamo a parlare in questo video, ci trasporta un pochino in estate inoltrata o su di un'isola. Viste anche le temperature che ci sono negli ultimi giorni, sicuramente è una fragranza assolutamente ideale per questo clima, appunto. È una fragranza che fa parte di un brand che ho scoperto da poco tempo, grazie alla profumeria cristiana Luxury Parfumery, che mi ha gentilmente inviato questo sample set completo di tutte le fragranze che Fugazi ha commercializzato. Fugazi è un brand che fa parte di uno degli ultimi brand usciti, in quanto praticamente il primo profumo del 2018, l'ultimo è uscito quest'anno nel 2022. Il Discovery Set è un Discovery che fa appunto tutta una panoramica sulle fragranze di Fugazi. Sono 2, 4, 6, 7 profumi, eccoli qui, sono messi qui dentro questa plastica, questa carta. Il sample set è veramente fatto molto bene. Vi consiglio naturalmente di andare a visitare la pagina di Cristiana Luxury Parfumery, una profumeria di Roma, i quali i proprietari sono veramente molto molto gentili, disponibili, e che ringrazio infinitamente per avermi dato la possibilità di scoprire questo profumo. Di cosa sto andando a parlare, appunto? Di una fragranza che l'altro giorno, appena mi è arrivata, mi ha subito dato all'occhio, già dal nome in realtà, perché comunque il nome era molto interessante, ovvero In Love with the Cocos di Fugazi, appunto. Allora, perché questa fragranza mi ha particolarmente colpito e perché oggi voglio parlarvene in maniera anche abbastanza veloce, ma non perché questa fragranza in realtà non meriti attenzione. Non per questo, ma giusto per darvi una panoramica, e magari poi nel tempo mi andrò a parlare anche di tutti gli altri profumi che sicuramente hanno la loro particolarità e il loro, diciamo, gusto di essere quantomeno provati, testati da tutti noi. Perché, come ben sappiamo, tutti quanti quelli che mi seguono, e se non vi siete ancora iscritti al mio canale, vi prego di farlo. Siamo sempre alla ricerca di nuovi profumi, di nuovi marchi, e questa è una buonissima occasione per fare, diciamo, per farci un po' di cultura generale su un nuovo brand. In Love with the Cocos ovviamente non poteva non avere all'interno la nota del cocco. È una fragranza totalmente unisex, una fragranza cremosa, dolce, ma non rientra in quel tipo di fragranze stucchevoli, anzi è una fragranza secondo me estremamente bilanciata. Io me lo vado a rispruzzare sul dorso della mano, come già avevo fatto negli scorsi giorni. Questa fragranza apre in una maniera molto frizzantina, perché abbiamo due note agrumate in apertura, abbiamo il bergamotto ed il limone. È una fragranza che sicuramente svela nell'immediato, quasi nell'immediato, il suo essere un profumo al cocco piacione, una fragranza molto venduta, perché è una fragranza estremamente piaciona, ma non per questo banale. È un cocco veramente molto interessante. Io non sono un amante di note estremamente dolci, estremamente fruttate, ma come avrete visto già nei miei ultimi video in cui vi ho parlato di Pax, e se non l'avete visto vi invito a farlo, il quale lo ritengo uno dei migliori profumi ai frutti, per quanto mi riguarda, fruttati, che ho messo in collezione perché mi mancava un profumo fruttato. Questo, in Love with the Cocos, appunto, ha una piramide olfattiva molto interessante, perché andiamo a trovare nell'immediato una serie di agrumi che vanno subito ad aprire un cuore cremoso e leggermente fiorito, perché abbiamo anche la rosa in questo profumo, la rosa ed il geranio, se non erro. L'acqua di cocco, i fiori d'arancio danno questa cremosità, questo ventaglio di note fiorite, dolci, fruttate, veramente interessante. Per completare tutto il banchetto di note olfattive, troviamo anche l'ambra, il muschio, che gli danno una durata molto interessante. Comunque non è una fragranza di quelle, secondo me, che stile mega mare, però diciamo che secondo me per le prime ore dà un'ottima impressione. Perché ho voluto parlare di questa fragranza? Perché è un profumo di quelli che subito mi ha colpito. Io ho provato tutte le fragranze l'altro giorno, no? Di Fugazi. Sono andato a provare questa per primo, e tra l'altro anche sulla pelle, perché mi incuriosiva, ovviamente.
E subito è scattato l'amore, perché è un profumo che in questa stagione ci sta alla grande. Una fragranza totalmente unisex, per gli amanti delle fragranze al cocco sicuramente è immancabile. Sostanzialmente non ha un'evoluzione straordinaria, ma questo non è per forza un male. Nel senso, apre subito con questa botta di agrumi, come vi ho detto, per poi stabilizzarsi su un diciamo su un dondolare di note olfattive fiorite, cocco, acqua di cocco e anche leggermente questo fiore d'arancio dà una particolare nota a questo cocco, in cui non è un sentore proprio d'arancio ma proprio di fiorito, veramente molto interessante. Fiori d'arancio, come già vi ho parlato anche in Perdizione di Nobile 1942, e se non l'avete già visto vedetelo perché è un video molto interessante che vi linko sempre qui sotto, in Perdizione gli dà più una nota di pastiera tra virgolette, no, come mi piace dire. Invece in questo profumo dà un senso di rotondità, non troppa dolcezza a questo cocco. Io lo consiglio innanzitutto alle persone che sono in cerca di un profumo per questa stagione, alle persone che sono in cerca di una fragranza al cocco di un brand magari meno conosciuto rispetto a tanti altri brand. Si parla di 120 euro per un 50 ml di Eau de Parfum, se non erro, e potete approfittare, iscrivendovi alla newsletter di Cristiana Luxury Parfumery, di un 10% di sconto. Quindi andate sul sito, vi iscrivete alla newsletter e vi dovrebbe arrivare anche una specie di codice sconto con il quale potete anche pagare in 3 comode rate con Clearpay. Questa è una cosa che vi sto dicendo perché è molto importante per me e perché soprattutto capisco che magari ci siano persone che non possono magari permettersi una spesa troppo eccessiva, e comunque insomma è sempre molto comodo. Comunque sia, fatevi un giro sul loro profilo Instagram, sul loro sito, perché comunque sono molto 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 disponibili, chiedete quello che vi pare, sono persone fantastiche. Mi dimenticavo di dirvi che questa fragranza ha anche lo Lang Lang, o Lang Lang, no, insomma quello lì, che dà una nota ancora più cremosa e fiorita a questo profumo, per renderlo veramente, non come sentore di nota di crema solare, no? Perché ci sono persone poi a cui piacciono le note che danno quella sensazione di crema solare. Questo profumo, insomma, chiude il cerchio con questo Lang Lang che gli dà corpo, cremosità molto importante, e il cocco comunque è sempre protagonista principale, ma c'è anche un importante componente fiorita, che comunque non va sottovalutata. Quindi è un profumo che magari può non piacere a quelle persone a cui non piace appunto il genere fiorito, però vi invito a provarlo perché è stato veramente una buona scoperta, una bella scoperta. Lascia anche abbastanza unto il lato di dove viene spruzzata, quindi significa che è un profumo abbastanza concentrato. La qualità mi sembra anche abbastanza buona, perché comunque non mi dà un sentore di chimico. Se potessi associarlo alla lontanissima a causa dello Lang Lang, è Sabbia Bianca, un profumo che potrebbe in lontananza ricordarlo, ma non è assolutamente una copia, non è assolutamente una copia. Quindi ragazzi, se siete in cerca di una fragranza nuova, di una fragranza fruttata, fiorita per l'estate, che hanno in pochi perché è un brand ancora che si sta sviluppando in Italia, e di una fragranza con questo cocco che sa di estate, di spensieratezza, con cui andarci in vacanza, con cui andare da qualsiasi parte, perché secondo me è una fragranza che dura sì, però non urla, quindi è un bel profumo che secondo me merita veramente attenzione. Spero di esservi stato utile con questo video, e mi raccomando ragazzi, se non l'aveste già fatto, iscrivetevi al canale perché è veramente molto importante, e ci vediamo al prossimo video. Grazie e buona serata a tutti quanti, sempre da Kevin, ciao!